Puntuale come sempre, il mondo colorato e pieno di energia di un sogno chiamato automobilismo sportivo, quattro puntini, storia e il copyright tutto di Carmelo Cultrera, che saluto, benvenuto Carmelo. Ciao Umberto, grazie come sempre di questo spazio che ci dai e grazie alla regia che chiaramente con l'usi cullotta è il massimo. Bene. Prendiamo i complimenti, li portiamo a casa e salutiamo Oreste Valenti, già pluricampione di motocross, nonché team manager del VRT, che sta per Valenti Racing Team. Buonasera, ben trovato. Allora, ha un sogno chiamato automobilismo sportivo, che in questo caso si cambia in motociclismo, evidentemente. Ma solo in onore di Oreste Valenti. Soltanto in onore di Oreste Valenti. Grazie. Oreste Valenti è uno che ci ha messo la faccia, che ci ha messo anche le proprie risorse economiche per ricavare un circuito privato alla Playa, all'altezza del Lido Alkmaar, sul Viale Kennedy. Sì. E allora, tanti sacrifici, qualcuno quando hai avuto questa idea ti ha detto tu sei pazzo, tu sei matto. Ci manca. E tu invece sei andato avanti come un treno. Sì, diciamo che chi mi conosce non si sbalordisce più di tanto. Ho fatto di quelle imprese, diciamo, ancora storiche. E sì, siamo riusciti a realizzare... Sono riuscito a realizzare questa pista lì alla Playa, è una pista molto particolare, come vediamo dalle immagini, è sulla sabbia, è il terreno molto propedeutico, è un terreno difficile, deve avere una buona preparazione fisica, e la moto anche deve essere preparata appositamente, come settaggio di sospensioni, motore, rapporti e tutto. Ecco, sì. Oreste, a che età si può cominciare a fare motocross? Qual è l'età ideale? E allora, perché diciamo che... Perché lui ha cominciato a 16 anni. Ecco, io rido per questo, perché Carmelo un po' la mia storia la conosce. Ma addirittura anche Jeremy McGrath, il 7 volte campione di Supercross americano, anche lui una storia, ha iniziato a 14 anni. Abbiamo dalla nostra una cosa che ci unisce, che abbiamo iniziato con la BMX e poi siamo passate alle moto. Però, diciamo, come tutti gli sport, inizi da piccolino, 4-5 anni, come anche nel pallone, come anche nelle moto, in tante cose, dico iniziando da piccolino, e assimili quelle attività motorie praticamente che ti portano ad andare avanti e a fare quei gesti atletici magari così con più disinvoltura. Però è anche vero, dico, che se sei portato in quella cosa lì non per forza devi iniziare da piccolino, ecco. Ma a proposito di questo, accenniamo velocemente alla tua storia. Sì, la mia storia velocemente è un po' difficile in quanto è molto lunga. Ecco, diciamo che non sono... Prova a fare una sintesi. Una sintesi, appunto, ho iniziato a 14 anni con la BMX, a 16 anni col motocross, nel giro di 2-3 anni ero già senior, quindi professionale, ho partecipato col Team Italia, essendo un talento azzurro, al campionato europeo, a squadre, che abbiamo vinto, erano 5-6 gare in diverse parti d'Europa. Da lì ho vinto, diciamo, tanti campionati regionali, campionato nazionale, campionato italiano appunto su sabbia, Super Mare Cross, e top 5 nel campionato italiano di Supercross, che appunto è la mia passione, il Supercross, e quello mi ha spinto sino in California, dove ho vissuto quasi 10 anni, ho fatto il team manager dell'Italian Team Incorporated e siamo stati nei top 10, quindi team privateer, team privato con piloti privati, e al tetto del mondo, perché il Supercross americano è la maggiore espressione, diamo, di questo sport. Ma quanti titoli hai vinto nella tua carriera, Oreste? Ma diciamo quando ne ho persi, tanti, e ne ho vinti pochi, pensavo più a fare spettacolo, quello che mi piaceva fare, e saltavo in alto, e dico, sono stato sempre uno showman, e ho fatto tanti secondi posti, tanti terzi posti, e in ogni caso comunque non mi sono mai limitato a fossilizzarmi, diciamo, a fare il campionato regionale o solo il campionato sulla sabbia. Vedi, c'è tanta gente che vince, dico, tanti campionati, però realmente ho sempre cercato un po' il limite, e figurati che a 34 anni, che non esiste, ho fatto la gara, ho partecipato proprio al Supercross americano. A 35 anni l'ho rifatto, a 38 anni ho fatto il National
MMA motocross, quindi lì in America, cosa che non esiste perché dico la gente si ritira da questo sport anche prima di 30 anni, a parte Tony Cairoli che a 36 anni ancora ha detto la sua quest'anno, perché comunque dico tanto viene da dentro E comunque. la promessa è che me lo porterai qua in trasmissione. Ma promessa, ci proviamo, dico, e adesso avrà più tempo libero, diciamo, perché E appunto troveremo il modo. diciamo, al peso il casco al chiodo, anche se comunque continuerà a fare delle gare spot, ma potrà curare un po' più adesso, penso, questo tipo di cose. Sarà più facile probabilmente avere in studio Kevin Valenti, cioè tuo figlio, che segue in qualche modo anche le tue orme. Eh sì, settimana scorsa, qualche giorno fa, anzi, a Giardini, alla gara internazionale d'Italia di Super Mario Cross, lo speaker che mi conosce da tantissimo diceva appunto figlio d'arte Kevin Valenti perché è riuscito a vincere la gara, la classe open, come ha fatto non lo so perché lui comunque gioca a pallone, da 8 anni non guidava la moto, ma da 8 anni vuol dire che aveva 12 anni, quindi quando era un bambino e che guidava l'85 a Dubai, che è riuscito a vincere anche lì e ha iniziato da piccolo lì in California, quindi ha visto realmente quello che è il supercross e gioca a pallone, è un attaccante, fa i gol. Dove lo metti riesce, ma in ogni caso anche perché comunque dico se una cosa ti piace magari ti riesce a farla. Ecco, a parte l'orgoglio di papà, stiamo vedendo delle immagini che la regia ci sta proponendo con Lucy Gullotta che riguardano appunto questo circuito privato che ha un nome, come si chiama? VRT Sand. VRT che sarebbe appunto Valenti Racing Team e Sand Cross Track che vuol dire appunto pista su sabbia, diciamo. Ecco, io so che, anzi sappiamo, io e Carmelo, che stai già lavorando per una manifestazione importante, con dei nomi anche importanti del motocross nazionale e forse anche internazionale. Allora, ci puoi svelare in questo format, un sogno chiamato automobilismo sportivo, storia, cosa bolle in pentola per questo circuito a Catania? Allora, finalmente siamo riusciti, diciamo così, a concretizzare appunto il sogno, il sogno di fare un campionato, appunto un trofeo siciliano su sabbia, in short SMX, che vuol dire appunto Sand Motocross, con MotoAsi Sicilia. Partirà a breve, cioè imminente, nel senso che avremo 4 prove nella costa est, che sarebbe questa nostra. E dal 30 di gennaio, diciamo una gara al mese, gennaio, febbraio, marzo, aprile, la costa ovest, a Trapani c'è un'altra pista, si faranno altre 4 gare, le due coste si andranno a incontrare in una finalissima che contiamo di farla proprio a lungomare, al litorale della playa, praticamente stile Super Mare Cross. Quello di Giardini Naxos, Carmelo Cultrè. Bene, e a questo punto a me interessa sempre il discorso storia. Cosa ne pensi di un sogno chiamato automobilismo sportivo? Quattro puntini storia, in questo caso motociclismo. Penso che sia una cosa bellissima perché già quando parli di storia è una cosa attraente e la storia è storia, dico, quindi se vuoi Non saperne si cancella. e non si cancella, difatti io dico sì, puoi dire tutto quello che vuoi anche di me, ma voglio dire, da quando ho iniziato a correre a quando ho smesso ho sempre fatto podio, quindi la storia è storia, tutti ci sono i documenti, puoi andare a vedere, dico, la storia è bellissima perché comunque ti dà un'idea dei progressi, dell'evoluzione, di tutto. E ricordo appunto la buona amica di mio padre, il cavaliere Paolo Valenti, mi regalò un libro di motocross della De Agostini o Mondadori, non ricordo, dove appunto c'erano queste moto da cross antiche, voglio dire la moto di mio nonno, ma a me mi appassionò tantissimo. Non è che ho aperto quel libro e ho detto, ma questa moto è antica, non la guardo, ma sono La stato storia appassionato della storia. è importante, però organizzare gare in Sicilia è sempre difficile, anche nel settore dell'automobilismo, non soltanto per il motociclismo. Ecco, perché secondo te è un Immagino. problema soltanto burocratico? Mancano i manager, mancano gli sponsor, quindi le risorse, mancano i circuiti, i tracciati? Diciamo sì, che quello che ho fatto qui, ricordo, ho organizzato anche la gara io allo Stadio Cibari di Catania nel 99, ospite d'onore Loris Capirossi, ha Cosa hai vinto. organizzato al Cibari? Ho organizzato Ricordiamolo. una gara stile Supercross, quindi i tifosi del Catania Calcio volevano ammazzarmi perché voglio dire, gli cominci a mettere la terra e fai i salti dentro il cibalino, è una cosa un po' particolare. Però poi alla fine sono rimasti tutti contenti perché è uno sport, è uno show, un entertainment bellissimo.
Hai portato diversi nomi. Ho portato diversi nomi internazionali, ha vinto l'americano Jeff Dement, ospite d'onore era Loris Capirossi, quindi mischiava appunto il motocross con la velocità, ma in ogni caso appunto era per stimolare un po' tutto e tutti. Però poi non ci fu un seguito. Ma il seguito fu l'anno dopo al Palasport da Cireale, poi nel 2001 tra lira e euro ho detto ma qui sta cambiando qualcosa, è nato mio figlio Kevin, ho personalizzato il nome e ho preso il volo per l'America. E per sette anni? E per sette sei anni. Sei stato in California se non sbaglio? In California. In California infatti. E comunque sì, dico quello che ho fatto, la gente mi dice ma l'avresti fatto a nord, sarebbe stato un'altra cosa, avresti un'altra posizione, sai ci sono tante industrie, tante aziende che basta fare una cosa lì ti vengono dietro, questo è anche vero, però dico la nostra terra è la più bella del mondo. Sicuramente, e abbiamo girato tanto. L'America è qui, e lasciatelo dire da me, dico che ci ho vissuto in America. E si può fare, e magari possiamo andare a bussare a delle aziende siciliane che possono aiutare magari a fare un qualcosa di importante, perché comunque realmente anche oggi un po' di media, con questi internet è anche un po' più semplice magari lanciare dei messaggi e divulgare un po'. Ecco, a proposito di messaggi e di sicurezza, tu sei un istruttore, abbiamo gli ultimi 90 secondi da spendere all'interno di un sogno chiamato automobilismo sportivo, storia, che oggi diventa motociclismo, storia. Sempre quattro puntini. Sempre con i quattro puntini di Carmelo Cultrera. Un argomento importante, la sicurezza. Sì. Tu sei istruttore, da dove cominci? Allora, io comincio dal genitore, dico, viene da me il genitore, mi metto in mano il bambino, il ragazzino, gli dico, guarda, da te, per te, da 1 a 10, quanto è importante la sicurezza? Cosa mi risponde? 10, perfetto, questo è proprio quello che faccio io metto più la guida in sicurezza, quindi metto sempre a un livello superiore la tecnica, a un livello inferiore la velocità. Avendo la tecnica, la velocità ti segue, ma guidi in sicurezza. Quando vai al contrario, sono solo cadute, dolori e brutte esperienze. E quindi il messaggio che dobbiamo fare passare, come sempre, è proprio correte nelle piste e non correte per strada. Sì, assolutamente sì. I circuiti omologati, con tutte le protezioni, con la giusta disciplina, ascoltando la gente esperiente, ovviamente, che può darti una mano e affidandosi appunto a istruttori, trainer e quant'altro. E bene. Casco sempre. Casco sempre, in testa, e appunto ricordo la buona anima di mio padre quando andammo a comprare il mio primo casco, entrò nel negozio e ha chiesto, no, quanto costa questo, quanto costa quest'altro, ha chiesto qual è il mio casco che avete. E allora, dico, nel 1986 700.000 lire penso che erano abbastanza. Assolutamente sì. Sì. Va bene, allora torneremo a parlare di sicurezza, torneremo a parlare di motocross, anche di questa iniziativa e di questa manifestazione in programma verosimilmente a fine gennaio, sì, se non sbaglio, appunto nel circuito che hai ricavato sulla sabbia, quindi veramente originale alla, sì, Playa di Catania. E dunque seguiremo queste vicende assolutamente. Devo andare in sigla perché Lucy Gullotta mi dice dalla regia che abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione. Ti chiedo prima dei saluti un nome o due post Cairoli, diciamo, chi saranno i futuri Cairoli, chi potranno tra i siciliani, chi potrà tra i siciliani seguire le orme di Cairoli secondo te? Ma ti metto in difficoltà. Sì, perché dico non sono autorizzato a dire nomi, quindi non posso farli, ma comunque vi assicuro che i talenti ci sono e siciliani ci sono sempre stati, dico anche da prima Cairoli e il dopo Cairoli. Quindi l'unica cosa importante è trovare aziende e sponsor che ci aiutino a far crescere l'attività sicula. Grazie. E soprattutto, volevo l'ultima cosa, far sì che possa crescere e tutti i test si possano fare in Sicilia. Sì, sicuramente. Non c'è bisogno di andare fuori a spendere il doppio, assolutamente, ma in Sicilia. No, assolutamente no. Aiutateci a far sì che si faccia tutto questo in Sicilia. Abbiamo il clima e abbiamo quello che serve. Grazie, grazie Carmelo Cultrera, grazie a Oreste Valenti della VRT, pluricampione di motocross. Finisce qui l'appuntamento con un sogno chiamato automobilismo, oggi motociclismo sportivo, quattro puntini storia, ma finisce qui anche Sala Stampa. Grazie per essere stati con noi e adesso è il momento della sigla.